e oggi non lo voglio, senza nome, senza nome, uomini, donne, bambini, senza nome, muoiono, bestie, muoiono, destinati a quelle. E allora qui, visto che parliamo di politica, ho avuto stanotte un momento, non è possibile, leggo che dopo 8-10 anni che i due o tre eletti radicali avevano chiesto conto, quando c'era il problema Albania-Puglia, un po' di mare, in cui cadevano e scomparivano persone, a un certo punto noi dicemmo: ma con i satelliti si deve monitorare tutto il Mediterraneo, con i satelliti si possono guardare quello che stiamo leggendo, con i satelliti dobbiamo muovere la NATO. E invece questa notte ho letto che l'Agenzia Spaziale Europea con i suoi satelliti fornisce abitualmente per compito alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza tutto su quel che riguarda l'area mediterranea, tutto. Allora perché ora comincio a sospettare, perché non ci hanno risposto quando noi 10 anni fa chiedevamo che almeno venisse subito assicurato il fatto che se c'era una barca, un barcone che stava per naufragare, immediatamente si sarebbe segnalato. Voglio capire perché. Perché a Lampedusa c'è stata una opera di poveri impotenti. Hanno dovuto inventare la tragedia di Lampedusa. Come hanno fatto? Hanno fatto arrivare questi e non andavano a riprenderli. E le televisioni, tanto per non parlare del nucleare in Giappone o di altre cosettine gravi, ci hanno rotto i coglioni, ma proprio rotto i coglioni, a Lampedusa. E tu, quando sei sbarcato, ma poi non solo, peggio, dalle 7 basi militari nostre, ogni giorno, quanti aerei sono partiti? Chi cazzo se ne frega, voglio dire. No, ma questo era. Mentre che a Lampedusa si potevano di già, dopo poche ore, evitare che si ammucchiassero questi. Hanno aspettato apposta per avere il tempo televisivo, per terrorizzare, liberare questi altri poveri cretini, fratelli cretini. Lo tsunami umano, ma Silvio, ma vattene veramente a fare uno spinello. Silvio sei pazzo. Lo tsunami umano, perché c'è un po' di gente di nuovo, di italiani onorari che hanno garantito la certezza di poter non trovare il lavoro ma la morte, annegati senza nessuna. Lo tsunami umano erano questi qua, sono questi. Lo tsunami ce l'abbiamo in testa, ci siamo abituati a queste cose. Vedete, sono elezioni amministrative, consiglio comunale. Vi siete abituati, perché molti di voi riconoscono nel loro privato che in fondo queste radicali e questi radicali nella storia di questo paese qualcosa sono riusciti a rappresentare attraverso i rari eletti che hanno avuto. Il problema è, visto che questo si riconosce, il 90% delle elezioni, il 90% degli elettori di destra e di sinistra sono stati contro il finanziamento pubblico dei partiti. Il regime l'ha restaurato in modo illegale, con l'unanimità degli altri partiti. Ma voi avete pure avuto una responsabilità. Avete votato per il referendum Tortora, per questo, solo noi a volerlo, per il 90%. Poi ci andate a votare e ci avete dato il 98% agli altri e il 2% a noi.
Questi altri hanno detto una cosa molto semplice. Beh, in quel momento hanno votato in quel modo, poi adesso, sapendo che noi siamo per il finanziamento pubblico, sotto, contro Tortora e via dicendo, hanno cambiato idea e hanno mandato 98 di noi e 2 soli di voi, e quindi finanziamento pubblico dei partiti a go-go, e tanto per non cambiare, perché così ci si ricorda che il regime è il regime, non è il regime berlusconiano. Il buon Silvio è un prodotto di regime. La sua responsabilità è che non è stato capace di essere altro che un prodotto che l'erede fallimentare di questo regime. Se l'ha messo di suo. In cui è chiaro che adesso cosa si sta succedendo. Tutti vogliono via Berlusconi. Ma chi? Soprattutto quelli della destra. Perché? Perché guai se no vince la sinistra. E allora via, prepariamo le cose, acceleriamo. Tremonti, Formigoni, è questo. Qui la magistratura come si è mossa? Per raccogliere le prove di puttanate del puttaniere bastavano 2 magistrati e 10 intercettazioni. Non è che c'è. No, questo qui poi neo eletto, chissà, neo nominato, brutti liberati, democratico, eccetera. Procuratore capo mobilita tutta la giustizia per andare a indagare uno per uno puttane, puttanieri, puttanate, eccetera, e fanno un dossier così. Dall'altra parte c'è un reato gravissimo, il reato contro la Repubblica: truffare le elezioni, falsare, falsificarle con un sistema denunciato solo da noi, perché non è il PD che le denuncia, non è comunità e lottizzazione che del PD che le denuncia in Calabria. Non denunciano, fanno assieme, sono complici, sono soci. Ebbene, a questo punto per loro il problema è: quello è un puttaniere, questo non scopa per castità, è bello pulito. Allora, salviamo questo. No, lo salviamo. Alleato un po' dei leghisti e con Tremonti, e così mandiamo via Silvio ed evitiamo cosa? Evitiamo quello che noi sappiamo che può accadere, che abbiamo cominciato a costruire deliberatamente da decenni. Quello che è scoppiato adesso nel sud dell'Euro-Mediterraneo. Ma chi poteva dire? Nessuno, anche i nostri compagni liberali, egiziani, anti-Musarak, nessuno diceva tanto lì. Ma chi? Ma quando mai? Non parliamo poi del colonnello, no? Quello per cui intenda come in chiesa vanno in cerimonia comune, sono andati Silvio e Massimino D'Alema a farci concorrenza sotto la, per chi baciavano per primo la mano di quello lì, solo che Silvio non sa dirle come Tremonti o D'Alema, perché Massimo ha detto la Libia è strategica. Cosa vuol dire? Le dittature restano, con le democrazie cambiano sempre. Ecco qua quello che è accaduto adesso. Quindi volevo dirvi, e termino, Serbia, ieri a Belgrado, compagno Bossi, una manifestazione a Belgrado, quella di Milosevic, meglio di Kulosevic, e del buon Umberto. 2500 cittadini di Belgrado hanno manifestato a favore di Gheddafi, dicendo stanno facendo a Gheddafi quello che hanno fatto a Belgrado contro di noi. Quando dico consistenti nuclei di Shoah,
continuamente, dappertutto, e viene fuori che lo schifo della democrazia reale, guardate, siccome io ho vissuto, sono cresciuto accanto agli Ignazio Silone, a gente che era stata comunista ma si è accorta a tempo di che cosa fosse il socialismo reale, con loro dell'Associazione Italiana per la, Internazionale per la Libertà della Cultura, mi hanno insegnato a stare attenti anche semmai alla democrazia reale per non commettere il ritardo tragico che è stato di tutti loro. E infatti la democrazia reale, guardate, in Francia, ma i francesi, con nostalgia un po' per Vichy alcuni o per Stalin altri, no, i francesi adesso preferiscono Marine Le Pen ai socialisti, a Sarkozy, è prima nelle preferenze, cioè c'è il riflesso, ma in fondo meglio di sto schifo di questi soci partitocratici, almeno ci sono questi. Questi chi? I paleo o i neofascisti? Ora vedete, Mussolini, come è noto, era socialista, e che cosa fosse il fascismo l'ha scoperto a Piazzale Loreto. Se lo scopriva un paio d'anni prima andava meglio per tutti quanti. Ma i sacconi, i socialisti di Berlusconi e di Veltrusconi, beh, loro sanno cosa è fascismo. E quando sento parlare un Sacconi, penso che si è aggiunto al nazionalsocialismo il nazionalclerico socialismo, perché questo qui è socialista. Sì, certo, i socialisti finirono anche, non dimentichiamo che uno dei più autorevoli comunisti dopo Livorno, Bombacci, muore assieme a Mussolini a pochi chilometri di distanza nel sogno di rifare la Repubblica Sociale, anticlericale, repubblicana, non monarchica. La storia deve parlarci, e parlarci qui è un fatto concreto, ma vi pare che possiate sottovalutare nelle vostre riflessioni personali, private, il fatto che Emma si candida l'anno scorso qui a Milano e non ha un voto praticamente? Lasciamo stare me, Marco Cappato ve l'ha detto, io sono come altri delinquenti, non ho l'elettorato passivo da più di 10 anni, come complemento di una sentenza nella quale il magistrato mi aveva riconosciuto di avere agito per particolari motivi di valore sociale e morale. Ma poi sembra che c'ho l'ergastolo, quindi io mi candido sperando che non abbiate la notizia che la giustizia conferma che io sono condannato come un ergastolano in sempiterni a non poter più candidarmi alle elezioni. E magari eleggeteci voi. Dovreste